questa si può tenere presente o meno, o magari si va a cercare semplicemente dal configuratore di Compiz l'icona e non se ne parla più, però giusto da sapere, una cosa curiosa, about config, come nei browser. Poi, prossimo punto, genericamente premendo la combinazione Alt e un tasto si apre il corrispondente menu di un applicativo, per esempio il classico Alt F per il menu file. Ecco, apriamo magari ancora una volta l'editor di testo, giusto per avere il suo menu qua sopra. Ecco, quindi senza far chilometri con il mouse, semplicemente da tastiera, come anche nell'interfaccia classiche, Alt e vedete, appena schiaccio Alt appare il menu. Vedete, senza far niente con il mouse, non devo andare su con il mouse per farlo apparire, ma con Alt e con la finestra dell'editor di testo che è al fuoco, che è quella attiva, schiaccio Alt e già appare il menu. E poi le lettere sottolineate, questo lo sapete già, niente di nuovo, sono gli shortcut del menu, quindi Alt e poi faccio F ed ecco che appare il menu file. Quindi qui poi posso scorrerlo con le frecce volendo, oppure ulteriormente premere una lettera sottolineata. Vediamo un po', per esempio, vabbè, esci per chiudere, usiamo esci, non è un grande esempio, però la E per chiudere e esce. Ecco, insomma, senza toccare il mouse io potrei benissimo gestirmi i menu della finestra con queste scorciatoie, con l'Alt. Quindi anche se una finestra non è massimizzata, può sembrare scomodo il menu qui in alto, io posso agire solo da tastiera Alt F e poi la E, esci, e voilà, con pochi tasti si ottiene il risultato. Poi, prossimo punto, per spostare e o ridimensionare le finestre si possono usare i tradizionali metodi con il mouse, ma anche un nuovo modo elegante e carino, pensato soprattutto per gli schermi tattili, ma che può essere attivato anche per i normali PC. Attivando un nuovo plugin di Compiz, vedi categoria, eccolo, ora per non perderci cominciamo a vedere quello. Apriamo il configuratore di Compiz, quindi usiamo Pronota scorciatoia numero 9. Ecco, allora, attivando il nuovo plugin, quindi per vedere quello che tra un attimo vi faccio vedere, bisogna preventivamente attivare un altro plugin di Compiz che riguarda Unity, quindi uno nuovo, che è Grab Handles. Quindi già da qui si parla di maniglie per trascinare, cominciate a capire che cosa si intende. Quindi Unity plugin è quello che abbiamo già visto, mentre sotto senza categoria, quindi senza categoria, Unity MT Grab Handles. Ecco, io l'ho già attivato, è questo, bisogna attivare questo. E poi gli ho attivato una scorciatoia da tastiera, quindi Shift Ctrl H per handle, giusto per averne una per attivarla. E per fare che? Si fa apparire con questa scorciatoia, il plugin attivato, delle maniglie abbastanza grandi, piuttosto grandi, con le quali è facile ridimensionare una finestra e anche trascinarla, spostarla. Adesso, più che tante parole, vi do la dimostrazione. Quindi uso la scorciatoia, Ctrl Shift H, e vedete che su questa finestra, che è sempre quella che ha il fuoco, sono apparse delle belle manigliette, eccole qua, vedete? Di cui quella centrale viene usata per spostare la finestra e quelle da parte vengono usate per ridimensionare. Vedete che seguono queste belle maniglione grandi che sono facili da prendere con il mouse, ma soprattutto sono facili da prendere, o saranno facili da prendere, per chi ha dispositivi con schermo tattile, touchscreen, con le dita. Sono previste proprio per essere usate anche con più dita, ovviamente. Io ho parlato a un certo punto di Canonical, che ha un suo progetto di librerie software per la gestione dei movimenti con le dita sullo schermo, da 1, 2, 3, 4, 5 dita. Ecco, qui immaginatevi che si può prendere la maniglia qui centrale con uno o due dita per spostare una finestra, e poi magari con un paio di dita qui per prendere, ingrandire o rimpicciolire una finestra. Ecco, e qui diciamo che per schermi normali è
è più che altro una, così, un giochetto grafico da mostrare agli amici, mentre per gli schermi tattili, per i netbook o per i tablet diventano decisamente utili, perché con le dita non è francamente facile o addirittura impossibile prendere i bordini qui come facciamo adesso con il mouse. Ecco, questo sarebbe più difficile. Abbiamo visto anche questo. Ecco, praticamente la presentazione delle caratteristiche principali di Unity, quindi di come si usa, di come è previsto l'uso di Unity, quindi non ho presentato non tanto il software standard installato o cosa vediamo sul pannello superiore, il sound menu, non sound menu, menu delle reti sociali, eccetera. Non è tanto la disponibilità di strumenti che volevo presentarvi in questo tutorial, lungo tutorial, ma proprio i meccanismi che stanno dietro nell'uso della nuova interfaccia Unity. E praticamente con il punto che abbiamo appena visto, ho terminato la presentazione generica dell'interfaccia. Mi preme però, proprio in conclusione, nell'ultima parte del tutorial, mostrarvi anche più in dettaglio il Software Center di Ubuntu, che si è evoluto notevolmente rispetto a quello, per esempio, che abbiamo nell'Ubuntu attuale 10.04, con sue varie caratteristiche che qui presento rapidamente, e poi vi parlerò anche, vedete già qui nella scaletta che appare, un capitolo rapido sull'interfaccia alternativa Unity nel senso dell'accelerazione grafica. Quindi Unity 2D vi dà già un'idea di cosa intendo. Praticamente Unity, quella che stiamo usando adesso, richiede Compiz e di conseguenza richiede che i driver grafici, la scheda grafica, supportino l'accelerazione grafica 3D. Come sempre Compiz, anche adesso sul 10.04, Ubuntu 10.04, uso Compiz perché ho i driver grafici di Nvidia proprietari che supportano l'accelerazione grafica 3D, se no non potrei farlo. Ecco, praticamente a fine aprile uscirà Unity, ma ovviamente non tutti gli utilizzatori hanno le macchine e i driver grafici disponibili per supportare o non ancora per supportare l'accelerazione 3D. Che fare? Per questa versione di default per difetto non è prevista una Unity 2D, cioè senza accelerazione grafica, ma bensì una versione chiamata classica di GNOME. Praticamente quando si fa la login per entrare nel sistema, se il processo di accensione del PC si accorge che i driver grafici non supportano l'accelerazione 3D, switchano, si commutano automaticamente su una sessione di GNOME che non richiede l'accelerazione 3D, quindi una sessione normalissima, standard di GNOME, ancora con i suoi menu e tutto, un po' sulla falsariga dell'attuale GNOME. Ecco, c'è qualche differenza nelle voci di menu e così, ma praticamente è come trovarsi a casa nel buon vecchio GNOME. Però parallelamente a Unity c'è un progetto, un gruppo di sviluppatori che sta sviluppando un'interessante alternativa senza necessità di accelerazione grafica, che è Unity 2D, chiamata 2D proprio in contrasto a Unity principale che è 3D, quindi con l'accelerazione grafica. Unity 2D è costruito in modo che simuli, emuli, imiti il più possibile quanto stiamo vedendo qui, quindi questa Unity non è proprio ancora uno a uno, anche se penso gli obiettivi del progetto siano proprio portare il più possibile vicino l'esperienza dell'utente alla Unity con l'accelerazione grafica, però già adesso, e lo vedremo poi
dopo che vi ho presentato il Software Center. Già adesso però accedendo con Unity 2D si vede che è un po' diverso, ma si vede anche che è uguale, quindi dà l'idea. Quindi anche gli utenti, diciamo tra virgolette, più sfavoriti, che non hanno le macchine così nuove e potenti da supportare l'accelerazione grafica di Compiz, potranno, volendo già adesso a fine aprile, installarsi un pacchetto di Unity 2D, oppure nelle future versioni, verosimilmente pare che Canonical sia intenzionata a farlo diventare di default Unity 2D proprio per queste macchine che non si possono permettere l'accelerazione grafica. Comunque andiamo per passi e iniziamo col Software Center di Ubuntu.